dalla Germania, con la maglia della Germania. Piano. La carezza dalla più laterale. Sì, parti da qua e vai sul lato. Rimantieni il posizionamento. Allora, buongiorno a tutti, siamo qui in questo stato confusionale che è questa lezione. Come vedete siamo circa una trentina di cani. Allora, è molto importante l'addestramento, perché stavamo appunto facendo una riflessione con un ragazzo che viene qui e diceva ci sono cani che magari non hanno bisogno dell'addestramento. Non è assolutamente vero, posso permettermi di dirlo. Perché? Perché in realtà anche il cane più buono del mondo deve apprendere, come il bambino più buono del mondo deve apprendere quali sono le nozioni per vivere all'interno della vita reale. Quindi noi dobbiamo insegnare al nostro cane quello che è il richiamo, perché anche il cane più buono del mondo, nel momento in cui può vedere una lepre o può vedere un altro cane, potrebbe allontanarsi da noi e rischiare di andare a finire sotto una macchina. Quindi deve apprendere che siamo noi a guidarlo e deve apprendere che il suo nome significa che deve tornare da noi in qualsiasi momento. Quindi questo è fondamentalmente l'addestramento. Brava, non andare mai dal collare, però vai dal guinzaglio. Allora, stavamo dicendo che quindi queste nozioni servono per tutti. Servono anche per tutti quei proprietari che vanno in giro anche con il cane migliore del mondo, perché dobbiamo imparare come stare in piedi, dobbiamo imparare come muoverci, dobbiamo imparare come tenere un guinzaglio, dobbiamo imparare come comunicare nella maniera adeguata con il nostro cane. Allora, in questa situazione noi cosa stiamo facendo? Ci stiamo addestrando per quello che sarà poi la nostra convivenza all'interno del contesto urbano. Lo facciamo perché? Perché tutte quelle situazioni che poi ci si presenteranno nel corso delle giornate le dobbiamo preparare. Nel momento in cui entriamo all'interno di un bar e si presentano altri cani, il nostro cane deve già sapere che dovrà farsi guidare assolutamente da noi. E dobbiamo imparare anche a dare libertà al nostro cane. Perché? Perché nel momento in cui il nostro cane non ci segue totalmente, quando gli viene richiesto, faremo fatica a concedergli una libertà totale. Ma il nostro cane avrà bisogno nel corso della sua vita di avere assolutamente libertà. Avrà bisogno di annusare, avrà bisogno di interagire con altri cani, così come avrà bisogno di imparare l'indifferenza rispetto agli altri cani. Quindi si insegna l'indifferenza in determinati contesti rispetto agli altri cani, ma in determinate fasi dovrà interagire con quei cani che, con i quali può andare d'accordo e può effettivamente interagire senza creare delle problematiche. Quindi questo è il sunto di tutto quello che è il discorso
in ambito addestrativo. Questo è il sunto di tutto quello che tendiamo a fare e a imparare nel corso delle nostre giornate. Io adesso vorrei fare una cosa, vorrei fare una diretta nella quale prendo Cesare e vi faccio vedere un richiamo in mezzo a tutti i cani, quindi adesso vado a prenderlo e facciamo questa cosa, ok? Quindi spero di aver spiegato bene tutto e spero che queste situazioni qua, vedete, in cui abbiamo un Amstaff, cagnolino piccolino, un Bull Terrier, cani che prima aggredivano tutti gli altri cani, cuccioli, tutte queste situazioni, altri Amstaff, un altro Amstaff, tutte queste situazioni qui ci devono far capire e anche queste cose sono effettivamente importanti, è importante farci saltare addosso al nostro cane, è importante accarezzarlo, è importante comunicare con lui ed è importante capire quando questa cosa va fatta e soprattutto come va costruita. Qui siamo in una fase un po' più embrionale dove iniziamo a imparare a muoverci all'interno degli spazi con i nostri cani, quindi abbiamo persone che vengono da Trieste, persone che vengono da Caserta, andiamo a parlare con la signora che viene da Bolzano anche. Signora, lei ormai è un influencer dei social, la nuova Chiara Ferragni. Allora, lei viene da Caserta, ieri abbiamo fatto vedere i video, come sta andando? Male, non dica male, dica bene, anche se va male. No, benino. Ah, benino. Ieri fuori, ieri dopo un'ora, una giornata di lezioni, abbiamo al parco, quindi fuori dal contesto, abbiamo avuto dei risultati da 1 a 10, 6. Mink, è buono. Dopo due ore... Con due cagnolini, loro due insieme, buono. Bravissima, dai. State lavorando bene comunque, brava. Quindi da Caserta, anche da Caserta. A Napoli tutti parlano di noi, ha detto, giusto? Sì, anche a Riccione. Cioè, tutti, no, anche a Riccione. Solo dove vado io non mi caga nessuno. No, scherzo. Anche in Puglia ci hanno riconosciuto, autografo. No, aspetta. Comunque, sì, va bene, meno male. Sono famoso perché mi vogliono menare, quindi mi beccano in giro e mi vogliono menare. Sei per molto, qua. Sei poco, come dire, politicamente, sì, sei poco diplomatico. Vabbè, va bene, dai. Sono arrivato a 35 anni, morirò. Fra poco 36, manca poco. Ah, grazie. Cioè, auguri, manca un mese. No, credo, sì, un mese e mezzo. Tutto bene qua? Tutto benissimo. Cosa diciamo da Caserta anche qui? Anche qui, grossi miglioramenti, già da ieri. Che abbiamo avuto già un primo, diciamo, incontro scontro con altri cani, mi è andato molto male. Bravissimo, perfetto, proseguiamo, grazie, grazie. Quindi spero di aver detto qualcosa, spero che il fatto di vedere tutti questi cani insieme e tutti questi risultati possa essere spronante per molte persone che si sentono magari in difficoltà e pensano di non farcela. In realtà tante persone come voi si affrontano queste situazioni e ce la fanno, quindi con il lavoro, con la dedizione, con il sangue, con il sudore, nella vita, almeno penso, si riesce sempre a ottenere molto. Grazie a tutti e ci vediamo dopo, provo a fare il video con Cesare. A dopo, grazie, ciao.